Noi dobbiamo uscire definitivamente da questa fase del dilettantismo e accedere a uno step, un gradino successivo, che non è quella dei professionisti della politica, così come li abbiamo conosciuti soprattutto nella Prima Repubblica, ma è la fase in cui ciascuno di noi impegna se stesso individualmente, e tutti noi lo facciamo lo stesso movimento collettivamente, per appunto una crescita individuale, che è una crescita in termini di formazione, in termini di consapevolezza, in termini di lucidità strategica. Questo perché non possiamo permetterci evidentemente di guerreggiare sul campo del nostro avversario senza dotarci appunto di questa forma di preparazione e consapevolezza. Il nostro avversario è già profondamente più forte di noi da una serie di punti di vista strutturali, no? Presenza mediatica, capacità economiche, eccetera. Noi partiamo arretrati. Per colmare questo gap, certamente ci mettiamo la passione. La passione l'abbiamo vista in questi mesi in cui siamo stati nelle piazze, siamo stati a eventi di questo tipo, ed è una riserva di energia straordinaria che noi ci portiamo dietro. Ma questa passione la dobbiamo evidentemente sposare anche con una nostra crescita appunto in termini individuali e collettivi. Io come vicepresidente mi sento qui innanzitutto di fare una mea culpa da questo punto di vista, cioè noi dovevamo partire quasi 2 anni fa con la scuola di formazione. Credo che dopo il congresso sia ineludibile anche questo passo, cioè di creare una scuola di formazione per tutti iscritti al nostro partito, non solo per i quadri dirigenziali, tesa evidentemente a fornire gli elementi per la preparazione di cui parlavo prima. Personalmente certamente parlo di una preparazione tecnico-amministrativa, che però va affiancata a una consapevolezza culturale e filosofica, a una preparazione spirituale intesa in senso ovviamente lato. Penso a degli elementi di studio che sono essenziali, per esempio la conoscenza della teoria e tecnica della comunicazione di massa. Credo che sia qualcosa che tutti noi dobbiamo affrontare, perché anche qui non possiamo permetterci sbavature, non possiamo permetterci dilettantismi di fronte al gigante, per quanto quei piedi di argilla che ci troviamo davanti. E da questo punto di vista, allora, mi sentivo di condividere con voi 2 prospettive in particolare. La prima, in qualche maniera, già occhieggia di fronte a noi, che è il fatto che noi stiamo costruendo un'area del dissenso sempre più ampia, sempre più strutturata. Noi riteniamo che ancora Italia abbia tutte le competenze, le qualità organizzative, la visione politica per incarnare di questa grande convergenza che andremo a creare l'asse portante in termini ideologici e non solo. Quindi nessuno in qualche maniera tema sul fatto che noi abbandoneremo qualcosa del nostro percorso. No, io ritengo che noi attrarremo al nostro percorso altre sensibilità, altre esperienze, altri portati di vita vissuta. Però c'è da aggiungere una cosa. Nel corso della politica del dopoguerra, in molte occasioni della storia è accaduto che delle formazioni politiche abbiano dichiarato, in qualche maniera si siano vantate di essere andate o di proporre di andare al di là dei consueti steccati ideologici, solitamente intesi come destra, sinistra, ma non solo. Ecco, noi come ancora Italia, come appunto fronte che intendiamo organizzare, stiamo andando evidentemente davvero in questa direzione per la prima volta nella storia. Cioè noi abbiamo per la prima volta l'occasione di creare una piena trasversalità di temi, di esperienze, di competenze, di provenienze, che sarà evidentemente una ricchezza essenziale, una ricchezza
ineludibile nel percorso che ci condurrà poi dove noi speriamo di arrivare. Però su questo io voglio dirvi una cosa molto francamente. Se veramente riteniamo che questa trasversalità, questa capacità di mettere insieme scuole di pensiero differenti, sensibilità differenti, sia un elemento positivo, sia un elemento che ci dà le chiavi di un processo di crescita reale, allora dobbiamo in qualche maniera comprendere una cosa, che la vera trasversalità non la si realizza nella maniera in cui sostanzialmente una provenienza, una sensibilità, un'esperienza primeggia sull'altra. Non dobbiamo vivere questa compresenza di anime all'interno del nostro stesso partito e non solo, come una sorta di lotta interna tesa a far prevalere una parte sull'altra. Io non chiedo a nessuno di voi di abbandonare le proprie convinzioni politiche originarie, non chiedo a nessuno di voi di abbandonare le vostre convinzioni spirituali, di qualsiasi tipo esse siano, vi chiedo però di guardare all'altro non nella maniera in cui si vede una sorta di avversario da scavalcare, ma di guardare all'altro nella misura in cui ciascuna persona, ciascun individuo in qualche maniera, proprio nella diversità, proprio anche nella lontananza da noi, ci può dare quell'elemento in più, quella prospettiva ancora più ampia per guardare i problemi del presente in una maniera ancora più complessiva. Cerchiamo di vivere l'altro come una opportunità. Se noi facciamo questo, io credo che veramente realizziamo a livello politico e non solo qualche cosa che in questo paese non si è mai visto.